La voce c'è, dovevo accendere solo <ride> il microfono. Bene, buongiorno. Prima di Buongiorno, benvenuti, benvenute. Eh, per l'ambasciata argentina è un piacere ospitare questa manifestazione, fare questa collaborazione eh, a questa conferenza stampa che dà inizio al Torino Film Festival. Quindi vogliamo ringraziare tutte le autorità de del festival, anche del museo, anche alla Lazio Film Commission. Io le darò la parola ai nostri ospiti. Grazie. Grazie. Naturalmente anch'io la ringrazio per l'ospitalità e eh, mi dicono anche di ringraziare la Fin Commission Lazio. Bene, ehm, buongiorno a tutti, è un piacere poter essere qua eh, con gli amici Domenico De Gaetano e Steve della Casa per raccontarvi un po' quello che sarà l'edizione numero 40 del Torino Film Festival. E già essere arrivati a 40 <ride> è un risultato e un traguardo non indifferente. Noi, io sono il presidente del Museo del Cinema, come Museo del Cinema, oltre naturalmente ad occuparci del museo, e ci saranno altre occasioni in cui vi racconteremo quelle che sono le nostre idee eh, nei confronti del museo, eh, organizziamo tre festival, eh, Lovers, eh, Cinema Ambiente e poi naturalmente la corazzata, per usare termini che usavamo ai tempi in cui io lavoravo in un'azienda abbastanza nota, ehm, che quest'anno appunto vede in stivi della casa l'elemento di novità. Eh, è un ritorno. <ride> come si dice a, a volte ritornano, ecco. Eh, però eh, credo che sia un elemento estremamente positivo noi come comitato colgo l'occasione per salutare Stefano Francia di Celle che è stato eh, il direttore del Torino Film Festival nelle ultime due edizioni, purtroppo edizioni molto condizionate dalla pandemia. Lo voglio ringraziare perché ha fatto uno splendido lavoro, adesso è tornato in Rai, forse vive più tranquillo, ma noi abbiamo di lui un gran bel ricordo e lo vogliamo eh, ringraziare. Eh. Non mi delungo più, più oltre, eh, nel senso che poi ci saranno chiaramente sia da parte del direttore che da Steve che racconterà un po' quella che è la filosofia di questa edizione, che sarà un'edizione nel solco della tradizione perché Torino Film Festival ha un precisa, una sua precisa anima eh, che noi naturalmente vogliamo che Steve eh, ripercorra con elementi di, forza, di forte novità. Eh, sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista eh, della, diciamo eh, come possiamo definirla, della realizzazione del coinvolgimento della città nei confronti di questa eh, grande festa. Eh, qua faccio un po' di promozione nei confronti della mia città, permettetemelo. Eh, Torino quest'anno sarà ricca di grandi eventi a partire dall'Eurovision, che è comunque un evento particolarmente importante, Salone del Libro, Festival dell'Economia. Eh, dopodiché andiamo in autunno. In autunno ci sono le ATP Finals e dopo le ATP Finals ci siamo noi che concludiamo questo anno di grandi eventi. Perciò mi raccomando, seguiteci con grande attenzione e date al Torino Film Festival quello che si merita. Grazie. Ancora a ringraziare per la presenza il senatore Laus, l'onorevole Osvaldo Napoli e l'onorevole Daniela Ruffino, che sono chiaramente un senatore e due parlamentari piemontesi che ci seguono con particolare attenzione. Grazie per essere qua. Allora, io sarò molto breve: eh, più che una conferenza stampa, è davvero una riunione, un incontro tra amici, in effetti. Uh, già quando era, era il primo anno di, di Stefano Francia di Celle come direttore del Torino Film Festival, un paio di, di anni fa, si era pensato effettivamente di fare un incontro del genere a Roma, uh, proprio per incontrare insomma, tutta la comunità cinematografica che segue molto da vicino il Torino Film Festival. E quindi c'era già venuto in mente di farlo, poi ovviamente. Uh, siamo entrati in lockdown all'inizio di marzo e quindi abbiamo dovuto interrompere tutti i nostri progetti. Eh, questo per dire che in effetti per noi il fatto di essere qui vuol dire non soltanto presentare naturalmente presentare un, il nuovo direttore del Torino Film Fest, anche se nuovo si fa per dire in effetti, eh, ma anche insomma, per darvi appuntamento. Naturalmente a novembre, eh, dove ci sarà un'edizione un sicuramente divertente e, spu e spumeggiante, come non può essere dato che è organizzata da Steve. E per ricordarvi che il Museo del Cina, comunque, eh, organizza non soltanto il Trionfo in Festa, che è il festival più importante, ma c'è anche l'Overs, che è il festival dedicato alle tematiche LGBT, diretto da Vladimir Luxuria. Il Museo del Cina organizza tre festival, l'Overs è il primo in ordine di tempo. Dal eh, 26 aprile al 1 maggio, eh, poi c'è il Festival Cinema Ambiente eh, diretto da Gaetano Capizzi invece che dal 7 al 12 giugno, che sono due festival molto importanti anche proprio per le tematiche che affrontano. Senza dimenticare che il 5 aprile, comunque, la Mona Antonelliana riaprirà con un nuovo allestimento, soprattutto dedicato ad Ario Argento, con questa grande mossa, la prima grande mossa su un un autore, un, re, un regista, un maestro del cinema italiano, contemporaneo, famoso e noto in, in tutto il mondo. E quindi ci sembrava corretto dedicare un omaggio appunto ad Dario Argento. Ma non togliamo spazio in effetti al Torino Film Festival, dato che siamo qui effettivamente per quello. Eh, un grande applauso quindi a Steve della Casa di nuovo, che ci racconterà un sacco di novità sul TFF. Grazie a tutti voi, grazie per eh, l'applauso, grazie per, per tutto. Come diceva il poeta, c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi di antico, e credo che alludesse a una situazione tipo la mia, che come i tre moschettieri, vent'anni dopo torno sul, sul luogo del delitto. Torno in un anno che spero sarà meno complicato e meno drammatico dei due che mi hanno preceduto e che Stefano Francia ha diretto con, eh, con, grande, in, con grande cura e con grande intelligenza vista la situazione in cui si trovava purtroppo non possiamo dimenticare che c'è una guerra insomma nelle guerre non ci sono i buoni non ci sono i cattivi ci sono solamente le vittime e quindi eh, credo che di questo dovremmo tener conto anche perché eh, il festival è qualcosa di vivo, è qualcosa che si confronta col mondo che sta intorno che ne viene influenzato. Anche questo sarà un tema che, in qualche modo, cercheremo di, eh, di sviluppare e di portare avanti, perché il festival deve essere, appunto, una creatura viva che eh, registra quanto sta avvenendo in, eh, intorno a sé. Ma il festival, eh, come dice il nome stesso, dovrebbe essere anche una festa. No? Nel, nel nome Festival è contenuto questo concetto, e la prima persona che aveva riflettuto su questo, su questo fatto fu all'epoca. Gianni Rondolino, eh, uno dei fondatori del festival stesso, che volle proprio che eh, questo festival, che era il primo festival che si svolgeva in una grande città, in un centro metropolitano con eh, tante università, con tanti giovani, fosse qualcosa che fosse vissuta proprio come una festa. Una festa non significa ridere e darsi pacche sulle spalle, significa magari anche quello, ma significa vivere con intelligenza, la curiosità e le sollecitazioni che il cinema eh, ci può dare che rendono migliore la nostra vita. Quindi su questo noi abbiamo lavorato in tanti anni con Alberto Barbera che adesso è il direttore di Venezia e che ci verrà a trovare durante la manifestazione, come ha lavorato Stefano Francia negli ultimi due anni in condizioni veramente proibitive, però è riuscito comunque a mantenere l'identità e la natura del festival. E come eh, abbiamo detto, quest'anno eh, sarà il festival insomma, in qualche modo della ripartenza, lo è anche per la città, che, come diceva prima il presidente Ghigo, ha veramente tanti appuntamenti che l'arricchiscono e che la renderanno importante in quest'anno. Insomma, noi arriveremo quasi ultimi in questa serie, ma speriamo di non essere i peggiori. Eh, diciamo un festival è fatto anche di presenze, di ospiti, di facce, di persone che vengono a raccontare qualcosa. E da questo punto di vista, come diceva non un poeta, ma forse un contadino, il buongiorno si vede dal mattino. E eh, il nostro mattino è che possiamo oggi annunciare con grande piacere la presenza di Marco McDowell come ospite, eh, diciamo uno degli ospiti più importanti di questa manifestazione. Grazie all'amico David Greco, che è qui presente e che fa, farà parte della squadra che poi presenterò. Eh, abbiamo avuto questo, questo contatto Marco Merdau l'ha accettato nel cinquantennale pensate di Arancia Meccanica il film che lo, lo ha rivelato in tutto il mondo come il grande attore che è è un attore che continua a lavorare a lavorare tantissimo ma ha trovato un, 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 uh, un lasso di tempo a fine novembre di quest'anno perché il festival sarà dal 25 novembre al 3 dicembre ha trovato un lasso di tempo per venire da noi per presentare una mini retrospettiva dei suoi film per incontrare il pubblico e per eh, regalarci, oltre che la sua intelligenza, la sua grande conoscenza della storia del cinema e posso dire anche la sua grande simpatia, perché è una delle persone più allegre e più simpatiche che abbia conosciuto, senza neanche bere il latte più, quindi insomma è abbastanza, è abbastanza importante presentarlo in questo, in questo modo. Eh, parlavamo prima di, di Gianni Rondolino, che è un personaggio credo, che è stato molto importante per la storia di Torino e per la storia del festival. Io mi sono laureato, ma anche Barbera, anche Turigliato. Siamo stati in tanti a laurearci, con, anche Stefano Francia, insomma, siamo stati in tanti a, lavo, a laurearci con, con Gianni Rondolino. Io mi sono laureato sul cinema western americano degli anni 50, americano sottolineo, perché a un certo punto su Wikipedia, che insomma è perfetta ma non perfettissima, c'era scritto come ero laureato sul cinema western italiano degli anni 50 che non esiste, quindi era una tesi fatta di pagine bianche che non so come potesse <ride> essere concepita, però mio figlio è riuscito a correggere, adesso dovrebbe essere recitato giusto, insomma. E comunque il western è una mia grande passione, una passione cinefila. Eh, quando facevo ancora l'università organizzare una, una retrospettiva con 60 film western americani classici che è un successo strepitoso tra, anche tra i miei compagni e tra i miei compagni che non amavano il western credo che il western sia diciamo l'ultima grande forma di epica che abbia prodotto la cultura contemporanea è l'epica del popolo americano della conquista della frontiera e così via e quindi eh, se vi ricordate qualcuno quelli che sono più vecchi si ricordano che eh, io li facevo già i western quando ero direttore del festival, li ripropongo anche quest'anno. Con una scelta di sei western classici che praticamente nessuno ha mai visto, eh, saranno scelti tra una lista di una ventina di film praticamente inediti in Italia che io stesso ho faticato a cercare di vedere. Vi dico solo insomma, che ci saranno molte curiosità, una delle quali ve la anticipo è un western nel quale. È un western del 1939, tre anni dopo il famoso capolavoro Freaks di Todd Browning, che forse qualcuno di voi si ricorda. Bene, in questo western, che è un musical, tutti i protagonisti sono nani e quindi sarà una, una visione veramente da cinefilia estrema che consegno al pubblico veramente con, con grande orgoglio, perché ci potrà anche far riflettere. Su, eh, su molte cose e anche su come è cambiato il costume, anche su come è cambiata la sensibilità, però vi posso garantire che è un film di una forza e anche tra virgolette di una correttezza politica veramente sorprendenti, ma di quella correttezza politica quella vera, non quella simulata, fatta di frasi fatte e di definizioni fatte col bilancino, insomma quella, proprio, quella vera, quella interessante. Come diceva, dicevano prima sia De Gaetano sia Gigo, il festival ha una sua tradizione, tra queste tradizioni ci sono i documentari. I documentari sono uno spazio molto importante attraverso il quale il festival è cresciuto, attraverso il quale il festival ha avuto molto, con molti contatti. Io mi, mi sono sempre occupato molto di documentari, anche nella trasmissione radio che indegnamente conduco da un po' di tempo, della quale qui ci sono molti eh, rappresentanti e curatrici eh, presenti. In questa, in questa trasmissione eh, abbiamo parlato sempre molto dei documentari perché credo che il Cinema del Reale sia molto importante, quindi mi occuperò personalmente, insieme con la squadra, ma personalmente proprio del fatto che il documentario abbia la sua importanza e la sua visibilità all'interno del, del festival. Tutti i festival hanno un'inaugurazione, anche noi avremo un'inaugurazione e vi posso anticipare che questa inaugurazione sarà al Teatro Regio, quindi nel posto più importante di, eh, di Torino, eh, che per parecchi anni non è stato possibile realizzare. Quest'anno finalmente possiamo ritornare in quella che è un po' la, il salotto buono insomma, della, della cultura e dello spettacolo torinesi. Sarà eh, trasmessa in diretta, non vi dico come, non vi dico dove, ma insomma, sarà in diretta e sarà anche molto eh, sorprendente perché non è esattamente quello che forse vi aspettate, ma insomma, lo, lo faremo. E, mh, vi ho detto della, della squadra, insomma, è una squadra in cui ci sono eh, tante sensibilità presenti eh, e tante storie diverse presenti. C'è un gruppo di consulenti dei quali fa parte Davide Greco che ho già citato, dei quali fa parte... Luciano Sovena, fa parte Paola Poli che sono tutti eh, qui presenti, eh, c'è anche Alyona eh, Schumakova che è una nostra consulente storica del, del festival, eh, con loro faremo un lavoro di, eh, anche di pubbliche relazioni e di intrecci che sarà molto importante, non a caso citavo prima l'apporto molto importante di David per quanto riguarda la presenza di Malcolm McDowell. Eh, poi c'è un gruppo di eh, eh, ricercatori eh, di, anche lì di età variabili di sensibilità variabile ma che costituiscono diciamo uno sguardo collettivo alcuni hanno già lavorato al festival come Caterina Taricano che è qui presente grazie a Paganelli che invece eh, non c'è altri come Giulio San Giorgio Giulio Casadei, Antonello Catacchio e eh, dimentico qualcuno sicuramente eh, fanno parte della eh, del, eh, del gruppo, eh, diciamo nuovo che si eh, che sta formando, appunto, come dicevo, hanno sensibilità e interessi diversi perché penso che il lavoro di selezione debba vedere una pluralità di fonti. A proposito di pluralità, di pluralismo, sarò il più pluralista possibile perché, tra le persone che collaboreranno al festival, ci sono anche. Eh, Gigi Mascheroni e Luca Beatrice soprattutto quest'ultimo testimonia il mio pluralismo perché è un tifoso della Juve in un festival che vorrei, Juventus Free. Quindi eh, eh, però insomma, posso fare un'eccezione per, per Luca Beatrice. Per mia... io, eh. Ci sarebbe anche il Presidente che però diciamo è meno acceso di Luca Beatrice che come sapete è invece è piuttosto acceso. <ride> ok No, no, no. insomma questa è, la, questa è la situazione per quanto riguarda la squadra ma la squadra quella, questa è una squadra importantissima che sceglierà il festival ma la squadra che conta è la squadra Sistema Cinema Piemontese e questo, su questo vorrei molto insistere perché è una caratteristica che è unica di Torino qua c'è il, il direttore della Fin Commission Torino-Piemonte, Paolo Manera che eh, anche lui merita un applauso perché fa un lavoro straordinario eh, eh, Paolo Manera è, eh, è qui in rappresentanza della FinCommission, non a caso, non per la vecchia amicizia che ci contraddistingue, ma perché proprio vorrei che il museo, il festival, i festival, eh, la FinCommission fossero visti e vissuti da voi come eh, delle persone, delle, delle, delle entità insomma, che lavorano e remano nella stessa direzione. Insomma. Eh, sappiamo quante polemiche ci sono in giro per l'Italia sulla cultura, eh, su chi fa le manifestazioni, chi non deve farle, eccetera. Bene, io sono molto orgoglioso di dire che noi remiamo tutti in una stessa direzione, cerchiamo di utilizzare al meglio le nostre forze, le nostre risorse e che proprio eh, questo è vi, vi, eh, visualizzato anche dalle presenze che ci sono qua. Un terreno di eh, intercomunicazione tra eh, il museo, il festival e la fin commission sarà al, al Torino Fimi Industry, del quale adesso eh, diremo qualcosa anche con Gaetano Renda, che è un esercente storico eh, di Torino, nonché un mio amico, di, potrei dire quasi di infanzia, anche se non è vero, ci hanno conosciuti che eravamo già più, più grandicelli, e che è anche nel Consiglio di amministrazione del Museo, perché ha avuto un'idea che tra poco gli darò la parola perché la, 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 la espliciti lui stesso. no? Eh, mi fa molto piacere che siano venute tante persone a questa conferenza stampa, tanti colleghi, eh, tante persone importanti, ci sono eh, dei produttori che hanno creduto eh, a Torino negli anni scorsi e crederanno ancora. Vedo Francesca Cima, vedo Domenico Procacci, vedo Maurizio Tedesco, forse non vedo qualcun altro, ma insomma, sicur sicuramente eh, ci sarà anche qualcun altro che è presente poi con le maschere non si riconoscono tutti. Ci sono due rappresentanti di un cinema eh, che a me piace molto e che sarà in qualche maniera all'ordine del giorno dal Festival di Torino. Uno è Luc Merenda, grande attore eh, che ha fatto alcuni dei eh, film più importanti degli anni 70 e 80 italiani, e l'altro è Antonio Bido, un regista cinefilo, anche lui che si è. Eh, posizionato spesso nel cinema di genere con ottimi risultati, senza eh, dimenticare la presenza di Giuliana Gamba, che è stata però già omaggiata da Stefano Francia l'anno scorso, e quindi non posso, più <ride> non posso più ripetere la cosa. Comunque è stato un incontro molto interessante. Allora, io prima di darvi lo spazio per le domande da porci, che avete sicuramente in serbo, volevo dare la parola prima però a Gaetano Renda, appunto, perché insieme abbiamo pensato a un convegno. Sulla centralità della sala cinematografica che sarà oggetto appunto di una eh, comunicazione successiva quando presenteremo il Torino Film Industry. Hola, buongiorno, <ride> grazie. Eh, non succede quasi mai no, che chi si occupa di quotidianità, eh, di cultura, i giorni, tutti i giorni, ogni giorno dell'anno, sia presente no, in uh, uh, appuntamento di questo tipo. Quasi sempre noi ci troviamo, facciamo le conferenze stampa per, per un festival, eh, per, per l'inaugurazione di, di una mostra, eh, e insomma, per, per quelli che vengono comunemente definiti eventi. Ora è successo che, che la pandemia ha costretti i cinema, le sale cinematografiche a restare chiuse per oltre 500 giorni. È successo che al risveglio, se così si può dire, ci siamo accorti che questi 500 giorni sono stati praticamente letali. Il pubblico è letteralmente scomparso dalle sale e oggi siamo a contare. Le percentuali in negativo no, che fanno parte del risultato a cui siamo arrivati, cioè c'è una media del 70% di perdita degli spettatori. Ma la domanda è: ci sarà un pubblico una volta, una volta usciti da, da questa situazione? Purtroppo, eh, questi due anni finiscono malamente perché è iniziato qualcosa di peggio, no? è una guerra, eh, quindi eh, direi che quelli sono drammi eh, enormi e occuparsi diciamo, delle nostre piccole cose è eh, francamente, diciamo, come già eh, diceva Steve, eh, così, ci ridimensiona no? e ci consegna una situazione diversa. Allora, eh, io vorrei... Eh, dirvi questo, in una città come Torino ogni anno vanno nelle sale cinematografiche circa 3 milioni di persone se noi facciamo la somma degli spettatori dei frequentatori, dei musei eh, di tutto quello che avviene diciamo, i cinema risultano sempre essere eh, quelle strutture che raccolgono più persone, che quotidianamente si muovono per occuparsi e consumare Cultura. A livello italiano sono da moltissimi anni 100 milioni di persone. Ho fatto un conto che è giusto eh, darvi perché c'è una dimensione europea molto importante. Negli ultimi due anni, nelle nazioni più importanti, c'è cioè l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna, la Germania e la Spagna, oltre un miliardo e mezzo di persone sono andate al cinema. La pandemia l'ho detto prima, ha in qualche modo frenato questa corsa verso le sale e mi domando, ci domandiamo come sarà possibile ovviamente un futuro se le sale non dovessero più esserci. Purtroppo questa è una ipotesi possibile, soprattutto in Italia, perché noi vediamo in tutte le parti d'Europa che il ritorno al cinema no, in qualche modo c'è, c'è una ripresa, eh, le sale vengono rifrequentate, addirittura in, in Spagna le sale non hanno mai chiuso durante il periodo, il periodo pandemico. Allora c'è una necessità che è quella di riflettere su tutto questo, c'è una necessità... Immaginare, vi prego, diciamo così, con abituati noi a occuparci di, di visioni, di andare oltre quelli che sono gli interessi che possono essere delle sale o delle piattaforme o della politica. Io vi prego di immaginarvi tanti quartieri delle nostre città dove senza un cinema, cioè senza quegli oratori laici, no? cioè non c'è più la vita. Eh, vi prego di pensare a tutti quei paesini sparsi per la, penisola, eh, per la nostra penisola dove la sala cinematografica rappresenta il centro della comunità. Noi non possiamo rischiare di correre eh, questo pericolo. C'è un dibattito in corso che per la verità le sale subiscono su uh, diciamo una convivenza fra il nuovo che avanza, cioè le, le piattaforme, e, e, e quelli che resistono, le sale cinematografiche, come se fossero le sale cinematografiche le sopravvissute no? a, alla fine di una pandemia. No, eh, sono il cuore pulsante di una società, le sale cinematografiche, e quindi noi dobbiamo fare di tutto per mantenere eh, eh, vive eh, no? diciamo, eh, quell'attività. Io penso che non si possa fare a meno di pensare a quello che è successo cioè che le piattaforme stesse fanno parte della nostra chiudo subito della nostra quotidianità e quindi dobbiamo conviverci. Ora, però, le sale devono essere interlocutori per cercare di trovare delle soluzioni perché le, due, eh, perché le piattaforme possono essere complementari e non sostitutive a quello che è il sistema cinema. Queste sono le questioni che noi vorremmo portare in un convegno eh, che ci sarà a Torino durante il Torino Film Festival, organizzato in collaborazione eh, fra Museo. TFF e Film Industry, quindi Film Commission, che spero possa no, in qualche modo dare delle risposte. Grazie Gaetano. Grazie cioè. no, era molto importante che ci fosse questa comunicazione anche per quello che vi dicevo, del fatto che siamo attenti a quello che succede intorno a noi, cioè il cinema non è arte collocata, non si capisce, non si capisce bene dove, è qualcosa di concreto. Allora, tra i consulenti ho dimenticato Claudia Bedoni, tra i selezionatori ho dimenticato Massimo Causo che ha peraltro una colonna storica del festival, quindi faccio ammenda con tutti loro. L'ammenda più grossa devo farla tra i produttori perché c'è la mia produttrice Nicoletta Ercole che mi ha portato anche a Venezia, che è qua e mi sono dimenticato pure di lei. Quindi ho fatto da questo punto di vista un ampliamento. Poi avrò dimenticato qualcun altro, ma insomma, spero di aver limitato in questa maniera i danni. E vi do la parola per. Eh, le vostre domande interessanti. Che rompe Vai. Oh. Aspetta, aspetta il microfono perché. No, mi dispiace, non vorrei. No, veramente mi dispiace. Però se, se vado. Allora, dunque, volevo fare la domanda, eh, quella classica, che eh, è difficilissima per Steve, che però. È così bravo che sicuramente mi sarà a rispondere. Che si fa quando vengono presentate queste cose, e cioè: ehm, se bisogna così sintetizzare la nuova immagine, l'immagine riletta del Torino Film Festival, come, la, ehm, come ti verrebbe in mente di sintetizzarla, cioè appunto Rivoluzione Steve titolo: due punti, <ride> poi ce devo mettere due cose. Quindi quella me lo devi dare. Eh, poi, eh, seconda cosa, il problema di Torino, eh, di cui so che negli anni si è spesso discusso, si è spesso detto anche eh, inutilmente e banalmente: però, è stato la presenza, l'estate, il mitico tappeto rosso. Che ne facciamo? Lo arrotoliamo per sempre? No. Non lo buttiamo? Insomma. Grazie. Allora, per quanto riguarda la seconda domanda, appunto, già incominciamo con Marco McDowell, che insomma che non è male, ma ci saranno parecchie altre presenze. Io quello che non voglio sono le star che fanno passarella, fanno due selfie e dicono: eh, Sono talmente felice di essere a Torino. Perché è il posto che nel quale sognavo di essere in tutta la vita, intanto il naso cresce, eh, perché poi la stessa cosa la diranno a Milano, a Venezia, eh, da un'altra parte. Insomma. No, vorrei che fossero delle, eh, delle persone note, parlanti, che hanno qualcosa da dare e da dire al pubblico che le verrà ad ascoltare. Quindi, ma su questo guarda, stiamo già lavorando, Fulvia, ci saranno a breve e poi ovviamente più in imminenza delle sorprese anche notevoli insomma, cioè, ci saranno eh, per intenderci tra, tra colleghi un po' di quei nomi che non devi spiegare al caposervizio chi sono ecco, cioè, che, che è sempre la, è sempre un, un, un è, è sempre un buon criterio che conosco, che conosco abbastanza bene Il, la seconda eh, la prima domanda che sarebbe, la seconda alla quale alla quale rispondo, io non lo so. Allora, io vorrei che fosse un festival nel quale la gente si diverte. Io eh, credo che sia, eh, la rivoluzione sarà nel senso del divertimento. Poi, se volete, come immagine potete pensare sottoscritto con i cinturoni a cavallo, visto che c'è un'autorità politica che viene da Giaveno. Io sono stato a cavallo anche a Giaveno, quindi so, posso dire che, eh, anzi, a Provonda, sopra Giaveno, quindi ho, ho fatto. Ho fatto anche delle cose notevoli da questo punto di vista. Insomma, poi c'è Luke Merenda che ha fatto anche i western, quindi insomma possiamo veramente spaziare su quello. Insomma. Però insomma, il senso generale è questo: io vorrei che chiunque partecipi al festival, sia il signor Pautasso, sia la persona invece che ha eh, laurearsi in storia del cinema con la laurea magistrale, trovi dentro il programma del festival delle cose che. Lo, lo possono divertire. Ecco, questo credo che sia fondamentale. Vedo una domanda del perfido Accatino, laggiù in fondo. Il perfido Accatino. È lui, no? Se, se, eh, eh. Innanzitutto il mio conoscente mi ha, ha chiesto di chiedervi il budget. <ride> <ride> e poi... Volevo sapere se quali saranno le sale coinvolte. Allora, le sale coinvolte rispondo io, il budget si risponderà al museo. Eh, per quanto riguarda le sale coinvolte, guarda, saranno il Massimo, il eh, Romano, il Greenwich e il Centrale cioè sarà tutto concentrato per chi non è di Torino nell'area di via Po sostanzialmente anche perché il Torino Film Industry si svolge al Circolo dei Lettori e forse al Museo del Risorgimento comunque siamo sempre in area l'inaugurazione sarà al Regio e un'altra cosa che vogliamo fare è Casa Festival eh, Casa Festival sarà il posto d'incontro che sarà sempre lì in zona stiamo studiando dove farlo ma sarà comunque sempre in quell'area lì diciamo in quel, in quel triangolo che qualcuno aveva definito quartiere latino di Torino, insomma, che ce ne vuole, insomma, però <ride> eh, così. E, mh, quindi quelle sono le, le, le sale, sale coinvolte. Credo che faremo qualcosa però anche dentro, come si chiama, sotto il, in piazza San Carlo del Corso di San Paolo, Gallerie d'Italia. Gallerie d'Italia, che è lo spazio che hanno ricavato dal vecchio... Centro Congressi del San Paolo in piazza San Carlo, stanno facendo dei lavori. Io ho visto solo i render, anche perché lì c'è un cantiere, non è che c'è molto da vedere. Però nel render viene fuori una, una cosa stupenda dedicata proprio all'arte visiva. Allora lì, lì appunto Beatrice mh, e Mascheroni daranno fondo alle loro risorse, insomma, alle nostre. Credo. anche le nostre. <ride> e a proposito di risorse, il budget credo sia un milione e mezzo no? più o meno. No, il budget, eh, dato che sono i 40 anni e quindi bisogna fare un'edizione un po' più importante, mettiamolo così, eh, abbiamo destinato come budget 1.800.000 euro. Ah beh, quindi una vieta sorpresa. <ride> Sapendo che comunque dobbiamo in qualche modo allestire tutta <coughs> l'area... Uh, perché per fare in modo che sia una festa bisogna anche che tutta la città e le strade effettivamente uno veda uh, che, che ci siano una serie di installazioni e quindi facciamo in modo che via Verdi, via Montebello e via Po, insomma, siano Uh, ricche di, di tutta l'immagine del Torino fi, fin feste, che non sarà spero stiva a cavallo perché altrimenti insomma <ride> diventerebbe una cosa quindi insomma, vediamo di trovare anche qual, qualche cosa di colorato di non potrà essere Luisa Pallavicini perché quella è caduta <ride> da cavallo però c'era l'ottimo dividi del Corriere della Sera che ha alzato la mano troppo buono allora, eh, tu hai citato dei mh, personaggi come Rondolino, Barbera, ci sei tu, cioè il Pantheon del, del Festival. E una parola non so se l'hai detta, forse me la so perso, cinema giovani, cioè l'anima originaria. Eh. Mi chiedo se ci sarà un ritorno, e nel caso come e soprattutto come si rifletterà nella eh, scelta dei film, e, e quindi chiedo anche un commento laterale su come verrà gestita la programmazione. Guarda, io ho un sintomo che posso dirti eh, che ho trovato interessante, è che io insegno all'Accademia d'arte drammatica e delle mie allieve che sono qui presenti mi hanno chiesto spontaneamente, non è che l'ho detto vi do un voto in più se venite, sono venute loro spontaneamente qui a, ad assistere all'incontro. All Quindi penso che un interesse da parte dei, eh, dei giovani ci, ci possa essere e posso anche dirti che questo è l'obiettivo anche per il discorso che c'è con Renda, cioè eh, l'altro problema che lui ha diciamo, eh, passato sopra, non perché non l'abbia presente, ma perché sarà qualcosa che verrà fuori e che dobbiamo intercettare il pubblico dei giovani, quello è fondamentale che ci sia. Certe volte al pomeriggio al cinema sono più giovani e sono io, e non sono neanche a cavallo, quindi insomma, cioè, voglio dire, è, una, è, una, è un po'... Quindi lo scopo è quello, ma per esempio, stiamo lavorando anche un concorso di podcast che è una delle maniere che oggi hanno eh, di più i giovani per, eh, per raccontare il cinema, che è una cosa che si può fare praticamente a costo zero, quindi è una cosa che li aiuta. No? Eh, io mi ricordo una volta c'era, no, c'è ancora in realtà il premio Ferrero, no? che era un premio che veniva dato alla critica e uno doveva mandare o un articolo breve, mi è stato in Giuria per anni. O un articolo breve o una tesina, no? una roba del genere. Ecco, fare una cosa di podcast credo che sia la versione 2.0 di quello perché il podcast io ho visto che lo fanno anche col telefonino. Io li sto facendo per Radio Rai, siamo cioè, capaci di fare niente, però mi salvano sempre quelli che lo, che lo sanno fare, insomma. Eh, però invece ho visto che i ragazzi riescono a farlo così. Ecco. Tutte queste idee sono in quella direzione lì e poi Casa Festival sarà per sua natura proprio un posto che avrà anche una sua autonoma identità, proprio rivolta al pubblico più giovane, perché pensare che io vada a passare il mio tempo a Casa Festival la vedo, la vedo dura. So. Altre domande? Scoppiettanti? Prego. Cronaca qui. Salve? Ciao, si sente? Sì, eh, io, ovviamente, essendo di Torino Cronaca, voglio tornare sulla, sulla città di Torino. Hai già detto delle cose molto carine come anche Domenico sul fatto che il quadrilatero intorno alla Mollantonegliana, Circolo dei Lettori, Casa Industri, Galleria d'Italia. Se c'è però anche l'intenzione eh, di fare per questi 40 anni eh, un qualcosa che coinvolga ancora di più la città e i torinesi, essendo il Torino Film Festival. Eh, un festival a cui piace il red carpet insomma non è sempre stato così però tu hai detto che vuoi tornare a questa cosa in una maniera anche carina che è quella di far partecipare gli attori e i registi che verranno in maniera viva non soltanto da passarella però se, se c'è anche la possibilità visto che stiamo vivendo con Eurovision una, una rivoluzione da questo punto di vista se è pensato a qualcosa Gua, guarda in quella direzione per esempio una delle cose che vorrei fare allora io per esempio ho incominciato a occuparmi, io ho fatto studi classici, proprio un, un latinista in erba abbastanza, ho vinto anche il certamen, insomma così, poi a un certo punto ho buttato tutto all'ortitica e mi sono occupato di cinema. Perché? Perché frequentavo un cineforum che si chiamava il pungolo al Cinema Esedra, eh, organizzato dal mio amico Baldo Valero che è un altro dei padri fondatori del, del Torino Film Festival. E partecipando a questo cineforum poi ho incominciato a interessarmi di cinema a capire che forse mi interessava di più che tradurre Tito Livio no? allora eh, io credo che cioè, chi vuole tradurre Tito Livio fa benissimo a farlo ogni tanto a tempo perso lo faccio ancora però noi dobbiamo intercettare quel pubblico lì cioè noi più che portare il cinema diciamo in giro per la città dobbiamo intercettare. Infatti vorrei fare, non so, con l'Università Popolare, con l'Università di Torino, ovviamente, eh, con Giulia Carluccio, ci siamo già parlati più volte: per eh, studiare tutte le maniere possibili per coinvolgere eh, l'università, eh, con i cineforum, con eh, tutte le forme aggregative che in qualche modo. Hanno interesse al cinema. Io faremo, sto già studiando con Piero Valetto, che eh, è sempre presente anche se non lo si vede. Ah, è là. Eh, con Piero Valetto, che è, la, la vera, è quello che davvero manda avanti il festival. Eh, stiamo studiando una sorta di abbonamento eh, a prezzi veramente stracciati per la fascia che va dalle 9 del mattino alle 3 del pomeriggio, cioè che è una fascia che può interessare pensionati, studenti, eccetera. Cioè, vorrei. Più, il più possibile fare in maniera che appunto il vivere il festival sia un qualcosa che fa sì che la gente dica: Ok, ci sono le condizioni perché io possa trovare qualcosa che mi interessi e qualcosa che mi è accessibile, insomma, no? Eh, perché poi c'è sempre il luogo comune no, dei film in ungherese con i sottotitoli in cecoslovacco che non si è mai visto tra l'altro, non esiste. C è un'altra una, un, un un fake news di quelle che si tramandano nei secoli, che, a cui il nostro amico Paolo Villaggio ha dato un immenso contributo, venendone ricambiato perché ultimamente ho letto... A parte che ho letto che la corazzata Potionkin c'erano i, i bolscevichi che sparavano sulla gente, che era... non è che voglio difendere i bolscevichi, ma era esattamente il contrario, se posso dire. Ma poi oh, in un articolo di una, di una personalità ho anche letto che la corazzata Potionkin il film di Paolo Villaggio, dico che, insomma, anche, anche come età era piuttosto difficile che fosse. Però detto questo, stiamo divagando. Eh, vorrei dire che per arrivare al cinema... Bisogna fare questo percorso, cioè dare alle persone che già sono interessate al cinema, che fanno e sono molti di più, perché i, i, i numeri che vi ha dato Gaetano, credo che siano numeri importanti, eh? cioè se 3 milioni di persone in una città di meno di un milione di abitanti all'anno vanno al cinema, vuol dire che ci saranno anche quelli che ci andranno 20 volte, ma ci sono anche molti che ci vanno solo una volta, e quindi comunque identificano quel posto come un posto in cui vale la pena passare due ore e vedere qualcosa, noi quelli dobbiamo intercettare. Posso aggiungere, eh, il Museo del cinema ha comunque una parte educational molto <ride> forte, quindi di effettivamente di mostrare i film eh, non soltanto nelle scuole, ma di far venire gli studenti al cinema. Per cui l'idea è quella anche durante il Torino Film Fesia, cosa che un progetto che abbiamo già iniziato lo scorso anno: è che una selezione di film. Uh, che i selezionatori del Torino Film Festival sceglieranno uh, saranno proiettati per gli studenti delle scuole medie e, delle, e, e del liceo in, in, una sala, in una delle sale che sono state individuate quindi ci sarà anche questa attività per mostrare i film non soltanto ai cineferi curiosi, al pubblico eccetera ma anche uh, al, alle scuole e su questo ci lavoreremo altre domande? Giuliana Gamba No. Ah, no, scusa, scusa. scusa. <ride> mi sono inserito. Scusami, scusami, figurati, figurati. scusami. <ride> eh, mi ricollego un po' alla domanda di prima di Fabrizio Di Viti sui grandi nomi della storia del, eh, del festival. che Sono stati fatti, mi chiedevo se ci sarà all'interno del programma anche qualche momento per la storia del festival, per questi 40 anni che sono passati, se con qualche proiezione di film passati o qualche incontro. Allora, uno con certamente c'è, posso anche anticiparlo perché in uh, Francia hanno appena ristampato un film che io adoro, di Cyril Collard l'unico film che ha fatto, che si chiama Le Nuit Fauve eh, che beh, insomma, vedo che qualcuno se lo ricorda ancora Cyril Collard è un regista che ha fatto questo film sull'AIDS ed è morto di AIDS prima che il film eh, potesse essere, e quel film fu presentato a Torino, mi ricordo tra l'altro per una serie di motivi non lo, non lo presentò Barbera che doveva presentarlo, che era quello che l'aveva scelto ma l'ho presentato io per una serie di casini che erano che erano successi, eh, quindi è un film al quale sono particolarmente affezionato. E quel film lì, per esempio, ci sarà. Io, però, vorrei che fosse, come dire, una, un florilegio: non vorrei proprio la sezione, il meglio del Torino Film Festival. Che mi sembra. Eh, a parte che, voglio dire, noi in certi anni abbiamo dato anche 350 titoli, quindi fare il meglio di 350 titoli per 40 anni, cioè, <ride> viene fuori una roba terrificante. Giuliana Gamba va a chiedere... Ah, poi, poi c'è Fulvia anche che ha chiesto. Buongiorno a tutti. No, io una domanda un po' pratica, <ride> e, dato che prima si accennava alle difficoltà magari per non essere così molto abili su sui internet. Allora, pensate che anche quest'anno... La prenotazione dei biglietti sarà <ride> così farraginosa e così Grande complicata. No, perché Giulio. io vorrei poter dire passo, mi metto in fila, sì, prendo sì. il biglietto no, dentro. no. Allora, questa, questa situazione l'anno scorso era dovuta anche all'emergenza Covid. Eh, fare Cercare di fare tutto contro, l'abbiamo fatto, no. Guardate, non solo ritornerà la possibilità appunto di... Eh, prendere i biglietti diciamo in tempo reale, non solo ci saranno abbonamenti che consentiranno l'ingresso facilitato in determinate fasce, stiamo studiando quello, eccetera, ma eh, proprio una cosa che io voglio che ritorni sono i famosi tesserini. Perché quelli fanno festival, no? Cioè, eh, vedere in Via Pola i ragazzi che girano col tesserino faceva festival. Io eh, quest'anno a certe volte mi sembrava di essere un maniaco sessuale perché devo chiedere delle cose e non sapevo se questi ragazzi che bloccavo erano gente che andava al festival o gente che andava, non so, a ballare e quindi mi prendeva per un maniaco, cioè, quindi eh, era. No, no. Torna, torna esattamente a questa cosa qui, però l'anno scorso siamo stati e anche due anni. Oh super, no, la, due anni fa era, non c'era proprio niente. Cioè, due anni fa io ho seguito il festival per, per Hollywood Party, l'ho seguito chiuso in un albergo eh, mangiando soltanto a pranzo perché la cena e i ristoranti erano chiusi, quello dell'albergo che faceva lo sconto speciale era a 60 euro. Quindi ho detto, vabbè, insomma, eh, Fulvia ha chiesto la parola di nuovo. Vulvia Caprara della Stampa. Ah, c'è la disinfestazione. Sì, perché Giuliana Gamba spesso infetta. È una caratteristica per cui è nota. Sì, sì. Volevo fare una domanda, eh, diciamo così, cattiva, cioè sapere se eh, il fatto che la Festa di Roma non abbia ancora un direttore vi facilita nella ricerca dei film, nella stesura di un programma, uno. Seconda domanda, diretta anche al Presidente e al Direttore. Ehm, mi sembra di capire che ci sia anche un grande rilancio di Tori cioè, sistema cinema a Torino, quindi anche di ricordare che appunto il Festival, come gli altri che sono stati citati, che fanno parte, come anche un'istituzione importante come il Museo Fondamentale Unica in Italia, quindi ci sia anche, tra le varie cose che ha detto Steve, anche un Festival che rilancia questo sistema cinema Torino. Che in effetti è molto importante in Italia, insomma, con Roma, e che curiosamente negli anni si era un po' perso. Addirittura sembra che ci siano altre città che siano più cinematografiche, tipo, non so, Bologna, eh, tipo altre cose. Beh. Volevo una risposta su questo, grazie. grazie. Bologna, comunque, è straordinaria, eh. perché se, se vai a Cinema Ritrovato è uno spettacolo, que quello è, è anche il modello. E anche il modello di quello che vorrei fare, vediamo, vediamo se funziona. No, allora la, la questione, per quanto io sul resto, poi parleranno loro. Eh, anche per il mio punto di vista sul sistema cinema mi sembra di averlo detto. Volevo ancora dire invece una cosa sul, um, eh, sulla questione festival. Di, allora. A, il Festival di Roma avrà un direttore, cioè non ce l'ha adesso l'avrà tra un po', quindi non è che adesso stiamo già prendendo i film del Festival stiamo guardandoci intorno e così cioè dipende anche molto dall'impostazione che viene data, cioè nel senso che eh, chi sarà il nuovo direttore, che non so chi sia, se sceglierà di fare un festival diciamo più di eventi oppure più di eh, opere prime, film di ricerca, eccetera. Questo non lo so, eh, nessuno in questo momento può dire cosa sarà, perché nessuno credo, a meno che io sappia, sa chi è il direttore. Insomma, quindi quando questo sarà noto lo faremo. Però guarda, io non credo, non, io la concorrenza tra i festival. Io sono stato per quattro anni il direttore della coordinazione europea del uh, coordination de Festival di de Cinema, evocata dal mio amico Gosetti, che saluto l'altro giorno. Insomma. Io questa roba della rivalità tra festival l'ho trovata sempre una fesseria. Cioè nel senso siamo tutti liberisti e poi ci preoccupiamo del fatto che c'è la concorrenza. Cioè la concorrenza è uno stimolo, no? Cioè vuol dire qualcosa che deve spingere a cercare di fare meglio. E se qualcuno occupa il tuo spazio tu te ne inventi uno nuovo. Cioè è, sem è sempre funzionato così e funzionerà sempre così e funziona così anche per i festival. Cioè i festival devono servire ai film. Cioè non sono i film che devono servire ai festival, cioè non è che bisogna selezionare i film perché così c'è cioè l'attore, l'attrice, la cosa eccetera. Devi essere tu utile ai film che presenti perché conquistino un pubblico, conquistino visibilità. Cioè questa è la logica con la quale, e se la logica è questa capisci che non la concorrenza, come direbbe il poeta, non mi fa un baffo insomma. Condividendo questo, questo concetto che tu hai appena esposto, però ringrazio Fulvia per la domanda, perché mi dà l'opportunità di eh, rappresentare un po' un'esigenza a nome della nostra città, eh, della nostra regione, del sistema cinema piemontese. Eh, in effetti mh, sono, è una critica, eh, perciò chiamiamola per quello che è. Infatti ringrazio i parlamentari qua presenti perché eh, proprio eh, con loro cercheremo di far sì che questo sistema cinema piemontese eh, possa essere più considerato nell'ambito delle scelte politiche che il Ministero dei Beni Culturali sta facendo eh, un po' più di razionalità giusta la concorrenza, ma spendere i soldi che sono soldi di tutti nel bene di tutti forse eh, sarebbe la scelta più giusta, questo lo dico anche da Ex politico o già politico, come eh, ogni tanto bisogna dire. Eh, eh, questo perché? Perché noi abbiamo un museo che ha bisogno di essere eh, riposizionato. Eh, io dico sempre, faccio una battuta al nostro amico greco, che è il direttore del museo egizio di Torino, un grande museo, il più importante europeo. Eh, gli dico: Sì, tu esponi del, dei manufatti che sono così da 3.000 anni. Noi che invece dobbiamo parlare di cinema, dobbiamo parlare di un'arte che si evolve in continuazione. Di conseguenza dobbiamo essere in grado di dare ai giovani, a un target, a una richiesta eh, di eh, film e di modo di fare i film completamente diversa, dobbiamo aggiornarci. In questo senso eh, diciamo non abbiamo riscontrato. Da parte del Ministero in questo momento una disponibilità, forse perché siamo arrivati in ritardo, perché eh, non, non siamo riusciti a sensibilizzare chi doveva essere sensibilizzato in tempo, ma cercheremo di ripartire con un meccanismo di finanziamento diverso da quello del PNNR e eh, coinvolgeremo naturalmente i nostri amici piemontesi parlamentari per far sì che, così d'altro canto il Ministero ci ha detto di avere una certa attenzione nei nostri confronti, noi dovremo saperla cogliere. Perciò per il sistema cinema torinese con il cuore eh, del museo all'interno del principale monumento della nostra città... Eh, ci sarà, io credo, un grande consenso e cercheremo di fare una cosa che possa reperire le risorse per fare dei cambiamenti significativi e importanti anche all'interno del museo. Grazie. Mi ricordo adesso che tra le mie gaffe ho dimenticato tra i produttori Simone Ercolani, che peraltro in prima fila e con la, con la famiglia Rondolino ha anche qualcosa a che vedere. No, no, okay. Scusami, Simone, ma giuro, mi sono accorto adesso che c'eri. Eh, paghiamo, ok, vabbè, è eh, andata così. Scusami, ma stai No, nel senso che sempre riguardo al sistema cinema, in effetti c'è stato un, uh, un cambio di rotta a Torino nel momento in cui Paolo Manera è diventato direttore della Film Commission io sono diventato direttore del Museo del Cinema, dato che insomma ci conosciamo da molti anni, e siamo amici. Il presidente, il sì, <ride> presidente <ride> è arrivato... No, 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 è, è andato il presidente, naturalmente c'era il presidente... Paolo da Milano eh, in film commission, poi è arrivato Enzo Ghio come presidente del Museo del Cinema, è chiaro che c'è stata quindi un'enorme un forza, un'enorme spinta a cercare di collaborare e di fare le cose insieme, per cui eh, tutte le nostre iniziative le abbiamo sempre condivise. Uh, sia per quanto riguarda le proiezioni al cinema massimo, sia per quanto riguarda i festival, molte, appunto il Torino Film Industry è cresciuto attorno e soprattutto dentro in parte uh, i festival, noi abbiamo spostato anche gli uffici dei festival del Torino Film Land, abbiamo spostati eh, praticamente in via Caglia dove c'è la sede della Film Commission, anche a proprio per indicare una sorta di vicinanza. Per cui è un sistema che sta crescendo, credo, bene insieme, insieme non soltanto tra di noi, ma anche con gli altri partner, gli altri festival più piccoli che ci sono, che ci sono a Torino e quindi in questo senso credo che si sì, possa darci una grossa mano anche proprio a promuovere questo tipo di unione che credo che è questo che c'è a Torino credo che sia unico in, pr in pratica in tutta Italia, una, una coesione del genere, cioè le due più grandi istituzioni cinematografiche di una città lavorano insieme per il bene de, di tutto il sistema Cina, di cui si è sempre parlato negli anni passati, ma poi effettivamente non si è mai concretizzato come quest'anno. Altre domande? Ottimo. Ah, scusa. Pania ah, sì. Chuck, ehm, una domanda che sp speriamo non ce ne sia bisogno di porsela, ehm, però mi chiedo se avete già pensato di valutare la possibilità eh, okay. di inserire una sezione per il cinema ucraino e come vi ponete rispetto alle scelte che sono state fatte da okay. altri festival riguardo l'ospitalità invece della parte russa. Ma io ho una posizione mia personale su questo che non ho difficoltà a dire, eh, penso che non ci debbano essere barriere quando c'è l'arte di mezzo, quindi non sono perché c'è un sacco di cinema russo indipendente, c'è un sacco di persone che lavorano eh, al di là di quello che è il loro rapporto con il governo, così come in Russia, così come in tutti, come in tutti i paesi, insomma, no? come, come in Iran piuttosto che in Sud America e così via. Quindi non credo che bisogna mettere delle. Dei, alzare dei, delle barriere doganali, ecco, per quanto riguarda, riguarda le idee, per, anche perché eh, non mi sembra una cosa che in, in qualsiasi modo né possa fermare la guerra né possa aiutare quello che ho detto prima, essere le vere vittime della, della guerra, cioè i civili, perché quella è la, la realtà delle guerre, purtroppo da un po' di tempo, eh, da un po di tempo a questa parte. Poi per quanto riguarda l'evoluzione delle cose, insomma, siamo presto, cioè nel senso che vediamo cosa, cosa succede. E vediamo co diciamo che io come mia idea, io ho degli amici che sono, eh, cioè Lidia Liberman per esempio, che è un'attrice un ucraina, quella di Maternal che forse conoscete, è una mia amica, no? però io questa idea, insomma, di, di, cioè, se non c'è... Cioè, portare il, il, il personaggio simbolo mi sembra una cosa che lascia un po' il tempo che trovo, insomma. però, se questo invece può servire per attirare l'attenzione e per mettere anche solo un sassolino che blocchi l'ingranaggio della guerra, questo lo farò sicuramente. però, vediamo. Io spero francamente che la cosa finisca prima. Cioè, il mio auspicio è esattamente quello, Teresa. Eccola. Eh. Me la tengo mascherina. Eh. Eh, volevo. No, una cosa brevissima. Sì. Eh, Torino non ha mai alzato steccati contro le piattaforme di discriminazione o di esclusione. Ma eh, tu, che hai diretto in passato anche un festival della fiction TV, pensi di allargare, proprio pensando al pubblico giovanile, anche gli spazi per la serialità? dentro il festival? Sì, sì anche su questo siamo, è un po' presto per comunicarlo, però ci siamo già mossi in questo, eh, con, un, con due delle sì, piattaforme sì. Eh, più attive ci, siamo, ci stiamo già muovendo e eh, qualcosa, qualcosa porteremo, insomma, così come ovviamente manterremo un rapporto intenso con, con la RAI che eh, è stata media partner per tante edizioni, insomma, nella quale come sapete sono anche un po' impegnato personalmente insomma quindi eh, sicuramente faremo qualcosa anche in quella direzione ecco un'altra cosa che come sono contrario diciamo, agli steccati bellici tra paesi diciamo uno steccato me molto meno dannoso ma altrettanto eh, pessimo è quello eh, cinema e televisione cioè cinema alto televisione bassa insomma no quando vedo le recensioni che dicono il tal film è brutto perché usa un linguaggio televisivo mi domando sempre cosa voglia dire cioè nel senso, cioè, dal, punto di vista, dal punto di vista proprio pratico ontologico potremmo dire quindi eh, su questo assolutamente non, eh, non esiste, ricordo Anne passant che è il più grande regista italiano di tutti i tempi negli ultimi diciamo, 15 anni della sua vita ha fatto solo televisione si chiamava Roberto Rossellini C'è un buffet, grazie sempre a, a, alla Film Commission del Lazio, che, ci, che sono amici, che ci, eh, collaborano con noi e che ci fanno sempre molto contenti. Grazie a tutti voi, eh, davvero, grazie. Scusa Simona.